Un affettuoso saluto a quanti ci seguite. Quella che si apre è la settimana dedicata alla Pasqua e anche la nostra redazione ha voluto mettere in atto un palinsesto per tutta la settimana pasquale che comprende tante trasmissioni, a cominciare dai riti sacri, per parlare anche di ciò che si è soliti preparare per la domenica di Pasqua e ancora il lunedì di Pasqua, quel tradizionale lunedì dedicato alla scampagnata anche fuori porta con i dolci, ma avremo anche, questo nella giornata di mercoledì, i costumi del dramma sacro per l'imbroglio che andrà in scena il martedì e il sabato che precede la Pasqua, e poi avremo i riti della settimana santa con i sepolcri del giovedì, con il professor Pantano, la Chiesa delle Anime Santi, e il venerdì concluderemo con il rito tradizionale della Pasqua, il Venerdì Santo, dalle suore francescane della Immacolata Concezione di Lipari. Ma ora iniziamo con i piatti della Pasqua, piatti se volete un po' rivisitati, piatti preparati dallo chef Salvo Vicari. Siamo all'interno della cucina del ristorante Vicari, via Nicolaci, il vicoletto che si apre sulla sinistra. Via Nicolaci, una strada conosciuta in tutto il mondo, è la strada più barocca della città, ma è anche la strada che la terza domenica di maggio accoglie il lungo tappeto floreale per l'infiorata. Ecco, proprio incastonato in questo vicoletto c'è il ristorante di Salvo Vicari. Come detto in precedenza, siamo all'interno della cucina perché parleremo dei piatti della Pasqua, i tradizionali piatti della Pasqua, anche se sono un po' rivisitati dallo chef, ma sarà lo stesso Salvo, che è qui alla mia sinistra, a parlarci di ciò che accadrà all'interno della cucina. Assisteremo alla preparazione di questi piatti e quindi vi sveleremo i segreti di una Pasqua diversa, sia alla tradizione ma con un pizzico di nuovo, di rivisitazione. Ben trovato Salvo. Grazie Vincenzo, salve a tutti, salve e benvenuti comunque nella mia umile cucina. Nella tua cucina. Allora, la Pasqua rinascita. Noi come è solito non amiamo calcare la tradizione così come ce l'hanno tramandata, ma vogliamo nel nostro piccolo cercare di gettare le basi per una stratificazione che un giorno potrebbe diventare essa stessa tradizione. Per noi parlare del nostro territorio significa esaltare le materie prime che lo compongono. Per questo per me il piatto di Pasqua non poteva che essere un tortello ripieno di ricotta di pecora, perché noi, Vincenzo, non siamo storicamente dei mandriani, ma la nostra zona è una zona di pastori, quindi ricotta di pecora sempre e comunque. Arricchita, profumata da erbe spontanee, e poi questo tortello con che cosa? Con il frutto principe del territorio, la mandorla. Parlando di mandorla oggi, a pochi giorni dall'inaspettata e tragica scomparsa di Carlo Assenza, mi fa veramente grande emozione, mi provoca una grande emozione. Ma lui è stato, diciamo, in assoluto uno dei padri della mandorla romana del Val di Noto, che oggi è anche presidio Slow Food.
La mandorla di Noto si sposa praticamente con la clorofilla di prezzemolo, che noi dopo aver frullato il prezzemolo in acqua lo portiamo a una determinata temperatura e abbiamo la separazione della clorofilla con l'acqua di vegetazione. Raccogliamo questa clorofilla e tramite un attrezzo particolare che è il PacoJet, che lavora a meno 20 gradi, abbiamo praticamente la possibilità di ottenere una salsa di mandorle sulla quale adageremo i nostri tortelli spadellati poi in un burro nocciola e completati da qualche punta di asparago coltivato. Allora, che ne pensi di andare a vedere ci racconterai e ci narrerai questi passaggi? Perfetto, bene. Benissimo, allora guardiamo i passaggi, diciamo uno per uno. Abbiamo tirato una sfoglia al grano duro con i tuorli, l'abbiamo fatta molto sottile in modo tale che il tortello poi nelle chiusure non diventi eccessivamente spesso e quindi abbia una cottura uniforme. Bello nel frattempo sta posizionando un ciuffo di ricotta al centro. Adesso vi facciamo vedere la chiusura dei tortelli. Bene, il tortello ha bisogno di essere chiuso bene e si deve fare fuoriuscire tutta l'aria che altrimenti rimarrebbe imprigionata all'interno dei lembi della pasta, e questo è il tortello. Adesso lui ne chiuderà una quantità idonea per una porzione. Allora, questo qua è il tortello finito. A noi piace essere abbastanza maniacali nella fattura di questi tortelli, anche perché è fondamentale che ci sia un'uniformità di cottura e quindi devono essere più simili l'uno con l'altro. Ci siamo trasferiti nel frattempo dall'altra parte della cucina, allora assistiamo alle altre operazioni. Bene, quindi dopo aver fatto praticamente il tortello lo caleremo in abbondante acqua salata, bollente, e attenderemo 3 minuti. 3 minuti è il tempo che occorre per la cottura di questo tortello fresco. Bene Vincenzo, siamo pronti. Il burro in padella sprigola. La salvia è lì che ha lasciato i suoi aromi, i suoi profumi, il suo balsamico, e l'asparago è già a temperatura, è giusto, è leggermente croccante. Possiamo, Belu? Ecco, facciamoli vedere. Bellissimi. Allora, il tortello è nella padella a mantecare in alluminio, va cullato dolcemente, viene aggiunta leggermente un po' di acqua di cottura per la manteca. Siamo pronti, possiamo passare all'impiattamento. Allora Salvo, ora questo è il momento vivo, è il momento di preparare il piatto, di abbellire il piatto, di presentare il piatto ai clienti. Allora sì, bene, abbiamo posizionato al centro del piatto una quantità generosa di mandorle e clorofilla di prezzemolo. Il grasso della mandorla ci consente questo risultato, questa emulsione, e poi posizioniamo il tortello al centro del piatto. L'operazione è delicata, alquanto maniacale, perché... Ma capita che durante la cottura qualche tortello si rompa, fuoriesca la ricotta? Ma per non accadere ciò cosa si fa? Allora, in realtà capita raramente, per fortuna. Questo può accadere diciamo per svariati motivi.
Di solito il motivo per cui, diciamo, il motivo tra virgolette più frequente per cui questo accade è quando praticamente l'acqua sobbolle in maniera troppo impetuosa, e quindi questo impeto potrebbe appunto causare la rottura della maglia glutinica della sfoglia di pasta. Bene, il piatto è quasi completo, abbiamo adagiato le punte di asparago, una fogliolina di salvia appunto per ricordare questa nota balsamica, e la nostra Pasqua è servita. Ma la possiamo definire una Pasqua alternativa, perché quei piatti, questo è un piatto molto delicato, ma è un piatto che si sposa bene con una giornata di festa qual è la Pasqua. Però ci siamo allontanati dalla tradizione, perché lo diciamo, la cucina di Salvo Vicari è anche questa, cioè partire dalla tradizione con delle innovazioni senza mai sconvolgere un piatto. Ma sicuramente, in realtà la mia cucina è sempre una cucina delicata, che tiene conto anche diciamo dei possibili risvolti che una cucina invece pesante potrebbe causare, anche in vista dei tempi moderni, in cui le donne vogliono rimanere in linea, gli uomini non sono da meno. Io invece rimango. Ma tu esprimi tutta la tua cucina, si mangia bene e lo vediamo. Rimango. Non solo da Salvo, anche da Belu lo vediamo. Infatti, no, qui se non siamo per size non li vogliamo. Ho capito. Allora, questo è un motivo per selezionare chi deve far parte della squadra. Nel curriculum ci vuole perfetto. Proprio oversize. Perfetto. E quindi niente, appunto, per noi tradizione. Non è altro che un contenitore di idee, di spunti da cui attingere per guardare con un occhio nuovo il futuro, e quindi questa è la nostra cucina. Salvo, il piatto è servito, ma insieme al piatto dobbiamo anche parlare di vini, cioè un abbinamento per questo piatto, quale vino proponi? Ma guarda, ho pochi dubbi in merito. In realtà quest'anno sanciremo, è un anno particolare perché vorremmo sancire un matrimonio, che è quello con Cantina Marilina, con la quale speriamo di fare un bel lavoro per tutta la stagione. Questo è il vino che mi sento di abbinare e di consigliare per il mio tortello di ricotta, ed è Suave. È un Nero d'Avola. Un vino freschissimo, una macerazione breve, 2016, Nero d'Avola, e come ben vedete ha i colori leggermente rosati. Rosato. Quindi va benissimo, rispetta molto la delicatezza di questo piatto. Allora guarda, abbiamo parlato del piatto, abbiamo parlato del vino, sarà anche l'ora, ma un pizzico di fame c'è. Io mi congedo da voi assaggiando un tortello e bevendo un goccino del vino che ci ha presentato Salvo. Non so se tu mi vuoi accompagnare, io lo faccio. Vincenzo, tu credo lo farai ben volentieri. Ti accompagno ben volentieri. Allora grazie, andiamo ad assaggiare il tortello di Salvo preparato da Belu. Allora Vincenzo, a te la prima, quando vuoi. Grazie. Buona Pasqua. Fermo, fermo, fermo. Vieni qua Vincenzo. Vieni, vieni. Ah. Salute. Alla grazie, vostra. Grazie, Salvo, grazie.